Buongiorno amici e amiche, buon venerdì 19 maggio 2023. Ascoltiamo e commentiamo il Vangelo secondo Giovanni, capitolo 16, versetti 20-23. La donna quando partorisce è nel dolore perché è venuta la sua ora, ma quando ha dato alla luce il bambino non si ricorda più della sofferenza per la gioia che è venuto al mondo un uomo. Così anche voi ora siete nel dolore, ma vi vedrò di nuovo e il vostro cuore si rallegrerà e nessuno potrà togliervi la vostra gioia. Quel giorno non mi domanderete più nulla. Ti ricordi quei momenti in cui ti sei ritrovato in una situazione scomoda, talmente antipatica e dolorosa che non vedevi l'ora di uscirne? Quando ci troviamo in situazioni brutte, la prima cosa che vogliamo fare è uscirne. Spesso non vogliamo nemmeno affrontare la situazione, anzi cerchiamo il modo per fuggirla e non soffrire. Le bugie bianche, le omissioni, il far finta di niente, sono tutte scuse per scappare, ma pur sempre peccati. Questo significa affidarsi a se stessi, il grande peccato. Immagina se Gesù avesse evitato la croce. Chissà cosa avrebbe fatto, quante menzogne, quanti sotterfugi per scappare alla condanna, oppure se fosse sceso dalla croce in modo potente per dimostrare che lui era Dio. Invece no. Gesù ci sta dicendo che alla fine dei tempi, quando lo incontreremo nella vita eterna, saremo così gioiosi che nessuno potrà più ostacolare la nostra gioia, perché sarà eterna. Quel giorno non ci sarà più niente da capire, perché saremo tutt'uno con Dio e lo conosceremo così profondamente da comprendere tutto, anche le domande che ora ci sembrano non ascoltate. Ma la condizione è quella di saper affrontare, restando con il Signore, consapevoli che Lui ci dà la forza, che nasce dalla speranza. E tu come vivi le tue difficoltà? Buona giornata a tutti!